Ciao Greg, molto Lieto di piacere. conoscervi. Il giro coi carri inizierà alle 3, perciò dobbiamo sbrigarci se vogliamo arrivare in tempo. Ok. Non credo che Greg verrà con noi. Lui odia il carnevale. Pam, no, io non odio il carnevale, ecco, ma solo preferisco il Natale, altre feste, è tutto qui. Perché odi il carnevale, Greg? Io non odio il carnevale, preferisco il Natale, mi piace di più l'atmosfera, lo scambio dei regali, insomma, il carnevale è più caotico, devi stare lì in mezzo a prendere caramelle, eccetera. Vedi, Greg, che quando vai al carnevale, quello che ti piove dal cielo non è gratis. Te lo devi guadagnare, quello che porti a casa è frutto del sudore e della colluttazione con i vecchietti. Per ottenere le caramelle serve spirito di sacrificio, combattimento, nessuno ti regala niente, te lo devi prendere con le tue mani. E Greg, ti andrebbe una bella moretta? E Papà, Greg è pesarese. allora? Vuoi dire che i pesaresi non bevono moretta? Ah, se vuoi ti posso fare un caffè normale. Oh no no no, la posso bere, magari decaffeinata, ecco. E magari la vuoi anche analcolica, Greg? Sei di Pesaro, Greg? Sì, è così. Non sbirciare. Ti piace il nostro albero di Natale? Certo. È meglio il vostro? Insomma, sono due alberi diversi, non... entrambi particolari, non saprei, ma credo... Calma, calma. Gli aghi impazziscono. L'ospedale unico sorgerà nel posto giusto. No. Cioè, Muraglia, non so, Sì è... o no? Anche Greg abita qui vicino. Ah sì? E di dove sei? Di Pesaro. No, sul serio, di dove sei? Di Pesaro. E tu, Greg, di dove sei? Di qui vicino. Greg è di Pesaro. Oh mio Dio, mi dispiace tanto, deve essere terribile laggiù da voi. Sei stato tu, eh? Brutto mangiarossini maledetto. Tesoro, ti prego, calma. Ma come posso calmarmi? Il prossimo anno di che cosa ci lamentiamo se l'albero è bruciato?